Eccoci Paolo, sono con Mister Benzi. Allora, Mister, una partita gestita bene, un grande primo tempo, avete giocato direi piuttosto bene, solito palleggio, avete creato tanto, avete sbloccato la gara. Hai fatto questo fulmine a ciel sereno col pareggio, il doppio fulmine a ciel sereno con il vantaggio dell'Albenga. Poi il finale non è semplice, no? Quando queste partite vanno, si incanalano in questa direzione, però alla fine è arrivato anche il meritato Sì, pareggio. ma tanto saluto il boss che vedo qui, che è lì, Ciao il Mario! boss, ciao! Ma sì, Anche lui è a Cairo, vedo. io direi che cioè, abbiamo avuto un pizzico di fortuna perché fare gol all'ultimo secondo è un po' di fortuna, però io credo che nell'economia della partita noi abbiamo meritato, strameritato, perché comunque io credo che loro sapevamo della squadra, una squadra forte, non una squadra di marpioni, una squadra che sfrutta le occasioni, però al primo tempo abbiamo creato 4-5 occasioni che secondo me abbiamo creato le stesse occasioni come col Campo Morone, che abbiamo fatto gol, oggi le abbiamo sbagliate, poi però anche il secondo tempo dopo il rigore abbiamo giocato praticamente una porta, quindi io credo che alla fine il risultato sia giusto, ma sono contento della prestazione perché continuiamo a creare sempre un mucchio di occasioni e quella è la cosa più importante. Sì, esatto, questa squadra comunque gioca sempre palla a terra, va detto, poi quei tre lì davanti che insomma coprono bene il ruolo, ma si muovono anche molto bene, no? Sì, abbiamo fatto delle belle azioni, ma sono contento, veramente mi sarebbe stato un peccato perderla, perché comunque non abbiamo meritato, non è la classica partita che giochi male, dici vabbè, l'avversario è stato superiore, no, noi abbiamo fatto bene, siamo stati in partita, cioè abbiamo creato, ripeto, come col Campo Morone, solo che lì andava bene, ogni tiro andava dentro, oggi vuoi una gamba, vuoi un tiro, vuoi un po' di imprecisione, e poi loro sono sicuramente una squadra di marpioni. Il mister è l'allenatore preparato, organizza bene le partite, quindi da quel lato lì sicuramente sapevamo della forza della Lega, però abbiamo i nostri 8 punti, ce li teniamo e andiamo avanti. A te Paolo. Mister, al momento è prima in classifica una squadra che non era citata fra la possibile protagonista. Si parlava tanto di Cairese, Albenga e Campomorone, invece al momento è primo il finale a punteggio pieno. Ti sorprende il finale? No, perché io ti ho, se tu, non so se a te o qualcuno ha detto che quest'anno secondo me è un altro campionato, non è il classico campionato di 30 domeniche dove comunque c'è un filo logico. Qui i fili logici non ce n'è tanti. E quindi alla fine, finale sicuramente a 9 punti, li avrà fatti con grande merito. Però sono quei, cioè, io ho detto che non vincerà la migliore, secondo me. Vincerà quella che avrà lavorato meglio, che avrà avuto più fortuna, perché poi alla fine, dopo 4 mesi, non è facile. Però noi, sai, noi, i nostri favori sono quelli di arrivare ai playoff. Noi se arriviamo ai playoff abbiamo fatto il nostro. Poi una volta che siamo ai playoff io credo che sarà duro incontrarci anche per gli altri. Per noi tutti sono duri, ma anche chi troverà la Cairese secondo me dovrà batterci facendo una grande partita. Però il primo step è arrivare ai playoff. Certo, grazie mister, ciao Ciao, Marco. grazie a te. Ciao, 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 ciao.